Marco Celeste, 64 anni, tanti anni in Inghilterra, a Pittsburgh è presidente della giunta, cioè l'uomo che comanda in realtà in Inghilterra. Ha però un grande amore per la sua città d'origine, che è Bovino, dove ritorna di tanto in tanto, come è successo quest'anno, con un grande dispiacere per una terra, cioè la Capitanata, che non riesce a decollare, a partire dall'aeroporto Gino Lisa, per il quale lui ha un aneddoto, una storia da raccontare. Quale ce resta? Io, quando c'era il presidente Antonio Pellegrini, lui voleva tanto che si apriva l'aeroporto Gino Lisa a Foggia. E sapendo che io avevo delle conoscenze con la Ryanair, mi sono dato da fare in Inghilterra per vedere se si poteva fare qualcosa. Siamo arrivati, abbiamo fatto le riunioni, tutto, siamo arrivati al punto di fare i contratti, quando la Ryanair hanno mandato gli ingegneri per fare il sopralluogo alla Gino Lisa, hanno trovato che la pista era troppo corta e non si può allungare perché ci sono gli appartamenti. E la cosa fondamentale per lo risviluppo di una zona è l'infrastruttura, partendo con gli aeroporti. Quindi sta dicendo che la Ryanair avrebbe fatto qua quello che poi ha fatto a Bari? Sì, proprio questo. Grazie. Loro avevano fatto tutta l'indagine, avevano realizzato che questa zona ha la potenziale di fare le grandi cose, però senza l'aeroporto, senza la comunicazione stradale, aerea, internet, non si può fare niente. Il modo di risviluppare una zona è l'infrastruttura, e quella è la cosa che manca qui, l'infrastruttura. Che cosa trova in questo nostro territorio che non le piace? È stato a Foggia, ha visto una città anche che non gli è piaciuta, brutta, così come questo territorio ha detto non crescerà. Perché secondo lei? Allora, io sono stato nella giungla della Thailandia e sono riuscito a far funzionare l'internet. Ancora quest'anno, per pochi mesi, è stata la prima volta che riesco a fare funzionare l'internet bene a Bovino. Un businessman che viene a fare il turista in Italia, in queste zone, se non c'è l'internet, se non c'è la collocazione, loro non possono venire perché la moglie viene a fare il turista, ma può essere sicura che l'imprenditore, quando va in ferie, non va in ferie, continua a lavorare. Allora la comunicazione via internet, con le macchine, con le navi, con l'aeroporto, è fondamentale. Come facciamo a frenare l'emigrazione dei giovani da queste parti, che ovviamente soffrono di grosse disoccupazioni? Deve creare l'occupazione. E non è così importante che freniamo l'emigrazione dai nostri, ma almeno che noi ci vengono qui. È anche bello quando la cosa si mischia, la mia lingua italiana non è quella come l'inglese, però è importante che ci sono i giovani, che poi sono un po' i bovinesi, un po' di Acadia, un po' di Foggia, quella è una bella cosa, anche qualche straniere, ma la cosa importante è che ci sono, se non ci sono i giovani non abbiamo futuro. Perché tanti giovani stanno emigrando in Inghilterra come accadeva negli anni 50? Perché c'è lavoro, c'è tanto lavoro in Inghilterra, anche se vuoi fare solo il cameriere. La cosa importante è che parli un po' l'inglese. Se vieni in Inghilterra che non parli l'inglese è difficile, difficile. Però se parli l'inglese in Inghilterra c'è lavoro. Ma perché siete così bravi voi lì a creare lavoro rispetto all'Italia? Io questo non lo so. Io quest'anno come presidente della giunta in Inghilterra ho creato negli ultimi 4 anni 16.000 posti di lavoro. Non uno, 16.000 posti di lavoro. Cos'è, la burocrazia che non c'è? È la burocrazia, sì. Io la prima cosa che ho fatto è tolto tutta la burocrazia che si poteva togliere. Se lei vuole venire a Pittsburgh per il negozio, lo puoi aprire. Trovi il negozio, oggi, domani puoi aprire, non ti dice niente nessuno. Solo se vuoi fare il ristorante devi prendere le licenze della sanità e queste cose. Ma è una questione di licenze, di giorni, non di mesi. Anche il sistema bancario, la pubblica amministrazione lì è diverso? Molto più facile, molto più facile. Sì, ci vuole un po', ma con un giorno e due giorni si fa tutto.
qui per avere un soldo in banca bisogna votarsi a Dio, lì invece... questo non lo so, io fortunatamente non ne ho soldi in Italia, perciò non ho questo problema. Se uno volesse investire in Inghilterra, quali sono i settori oggi maggiormente trainanti e importanti? Adesso l'immobiliare il settore immobiliare si muove molto, sta andando molto bene adesso, ma tutta l'infrastruttura, l'energia, il settore energetico, i rinnovabili, questo è il settore dove si lavora bene. C'è da lavorare, se uno vuole investire, se sceglie bene, ci sono delle opportunità. Pittsburgh è una città ormai quasi per la maggior parte di italiani, voi fate una festa importante lì a settembre, com'è che ci sono tanti italiani nella sua città? È London Bridge, è la fabbrica dei mattoni. E gli italiani sono emigrati da qui, anche nella zona, per andare a lavorare in Inghilterra a fare i mattoni. E quando dicono gli inglesi che gli italiani hanno costruito l'Inghilterra, è vero, perché i mattoni li abbiamo fatto noi. Quindi è la città in cui si producevano mattoni, insomma. Sì, sì, è un'argilla particolare dove si possono fare dei mattoni di un certo tipo. Un mattone molto buono, non costa molto. E si usa per tutto. E oltre questo, di cosa l'economia vive lì da voi? E abbiamo un bel settore ambientale, abbiamo più di 400 aziende che lavorano solo nel settore ambientale. Le Perkins Engines, i più famosi motori diesel nel mondo, sono costruiti a Pittsburgh. E abbiamo Caterpillar che sono anche lì, c'è la distribuzione del, come si chiama l'azienda qui, c'è a Foggia, come si chiama la? No, l'azienda che vende i mobili, tutte queste qua, c'è la distribuzione a Pittsburgh, il mondo non mi ricordo come si chiama, ma è un grande centro di distribuzione, c'è Amazon. Centro di distribuzione e a Pittsburgh, Amazon lo conoscono tutti, è una cosa di IKEA, centro di distribuzione IKEA a Pittsburgh. E adesso stiamo costruendo una zona dove ci sono i permessi per costruire 3 milioni e mezzo di metri quadri per capannone per lavoro, diciamo. Tutti puntano ad andare a Londra, forse è sbagliato andare solo a Londra emigrando, giusto? Londra è bella, però a Londra se non sei specializzato è difficile vivere a Londra. Londra l'operai, non diciamo qualsiasi, e la costa, Londra costa, però a Pittsburgh si sta bene, si può vivere, il vivo non costa tanto, le case sono belle, la zona è bella e funziona.